Ragazzi, alla fine è giusto parlare anche di giocatori che vengono considerati di meno, quindi oggi siamo qui per fare un video tributo a Sturaro, perché nel corso della sua carriera alla Juventus ci sono stati dei momenti molto importanti e in questo video ne elencherò alcuni. Il primo momento è inevitabilmente l'acquisto, quando è stato acquistato dal Genoa per 5 milioni e mezzo, 6 milioni più qualche milione di bonus. Che non so se è stato pagato o meno, probabilmente sì, perché tutti ci saremmo aspettati un colpo diverso, no? Un giocatore che poi si sarebbe rivelato di una certa caratura. E in effetti si è rivelato di una certa caratura, poi sta sempre al tifoso indicare che tipo di caratura, perché ci sono anche le carature del cazzo per dire, no? E quindi vabbè, questo è il primo momento, inevitabilmente. Poi arriviamo a due momenti felici, in ordine cronologico. Il primo è la partita contro il Real, la semifinale d'andata, dove dal nulla Allegri schierò titolare questo giocatore che fece una partita della Madonna, evitando anche tra l'altro un gol già fatto. Quindi tutti lì a pensare, cazzo dai, è la volta buona, sta a vedere che alla fine abbiamo preso veramente un centrocampista con i controcoglioni. Mi pare la sua prima partita in Champions, una semifinale contro il Real Madrid, tra l'altro partitone, uno dei migliori in campo. Poi per tutto il resto della stagione un po' così, ma vabbè, glielo perdoni, no? Anche se in effetti in quella stagione ha fatto anche un gol al Napoli, alla penultima giornata di campionato, mi pare. Però per il resto sì. Nulla di che. E arriviamo quindi ad un'altra partita di altissimo livello, quella contro il Bayern Monaco nella stagione 2015-2016. Anche qui partita d'andata degli ottavi o dei quarti, degli ottavi credo, ottavi mi sa, dove la Juventus stava perdendo 0-2, poi arriva l'1-2 e poi arriva proprio il 2-2 di Sturaro, che rimette un pochino tutto in gioco. Poi non stiamo a vedere che al ritorno è successo il contrario, 0-2 per la Juventus, 2-2 per il Bayern Monaco, ma loro in quel caso ce lo misero nel culo nei supplementari. Quindi anche in quel caso Sturaro si rivelò utile, stranamente. Poi anche in quel caso per tutto il resto della stagione un cazzo. E poi arriviamo ai giorni nostri, arriviamo nel periodo recente, arriviamo a Real Juventus 1-3 e voi giustamente mi direte, ma non ha giocato? Infatti, quello già è un buon motivo, intanto. E poi perché è stata bellissima la sua reazione dopo che Oliver ha dato il rigore a Real Madrid, perché è andato a muso durissimo dal guardaline dicendogli una roba del tipo "Ti ammazzo". Che alla fine in quel momento era un pochino il pensiero di tutti i tifosi juventini, per carità. E niente, queste sono le poche emozioni forti che personalmente mi ha regalato Stefano Sturaro in questi anni. Potremmo anche aggiungere tutte quelle volte in cui è stato schierato titolare o magari come terzino, però quelle sono emozioni di un altro tipo. Oggi mi andava di parlare di cose un pochino più felici. Detto ciò, se avete qualche emozione forte legata a Sturaro, fatemela sapere pure tra i commenti. Sono sicuro che riderò parecchio. Detto ciò, noi ci vediamo a breve con un nuovo video. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! Anche se comunque un'altra emozione altrettanto forte potrebbe arrivare durante questa sessione di mercato.